Sono state molto commentate le parole di Giorgia Meloni a seguito del 25 aprile. Dice che non è stata pronunciata la parola antifascismo. Lei come risponde? Sembra molto chiara le parole di Giorgia Meloni. Contro ogni totalitarismo, e il fascismo è sicuramente uno dei fenomeni che ha conculcato la libertà degli italiani. Questo è chiarissimo. Ha spiegato che il 25 aprile è la festa di liberazione dal fascismo di tutti. Quindi mi sembra abbastanza semplice. Dopodiché, se la parola antifascismo deve corrispondere a chi ha aggredito la brigata ebraica ieri, protagonista della guerra di liberazione e obiettivamente rappresentativa del mondo ebraico che è stato il più colpito dal regime nazifascista. Se la parola antifascismo significa quello, è più difficile. Significa quello che dice il Presidente della Repubblica, credo, cioè che dovrebbe unire tutte le forze politiche, lei è d'accordo? La Costituzione, il Presidente della Repubblica, quando siamo diventati ministri, ci ha chiesto di votare su un testo che è strutturalmente antifascista, che è la Costituzione italiana, che vuole guardare a tutti i totalitarismi. Per questo la parola fascismo viene inserita solo nel... Fratelli d'Italia è un partito antifascista? Fratelli d'Italia è un partito che crede fermamente nei valori della libertà, che sono in antitesi col fascismo, della democrazia, che sono in antitesi con il fascismo, e nella Costituzione italiana. Solo se può dirci della candidatura di Vannacci, è un win to win, come ha detto Crosetto? Ma io non so della candidatura di Vannacci, è candidato? Sì, è candidato, glielo dico io, ministro. Se lo annuncia lei, non è candidato a Fratelli d'Italia? No, è candidato con la Lega, perché però Crosetto, che è un vostro esponente, un vostro ministro... Potrà chiedere a Crosetto quello che vuole. Io perché devo commentare le candidature della Lega? Abbiamo tanti candidati nostri che possiamo commentare. No.